Signori, ben arrivati in The Forest. Questo qua è il nostro mondo. Deforestiamo la Sicilia. Siamo io, Totta, Bertra e Poldo. No, potevo farla come il mio compà, Mammut, mio cognato. No, ti prego, non lo fa. Attenzione, benvenuti sul volo di Trenitalia. Siamo volo di Trenitalia. Il volo di Trenitalia. Sì, sembra corretto. Aspettate, cos'è che sto guardando sullo schermo? Che cazzo c'è scritto? Sul mio c'è tipo i leaked di OnlyFans di Poldo. No, sono già gratis. Madonna, Poldo, l'ho sentito che avevi il fumo in gola in questa frase. Dai. Ragazzi, scusate, ma stiamo cadendo da un aereo. Possiamo avere un po' di per favore? Cioè, un po' di per favore. Qualcuno detiene del per favore? Oh, Fratomo. Godo, hanno rubato mio figlio, Godo. No. Maranza ha rubato mio figlio, no. No, vabbè. È stato maranzato. Ma perché sono conficcato? Ma perché sono dentro qualcuno? Con tutti dentro. No, Totta era dentro di me. Poldo, ti ha toccato una ragazza, devi lavarti. Raga, raccattate tutto quello che c'è per terra. Prendete tutto quello che c'è per terra. Ah, ma la signorina c'ha un'ascia. Ho un'ascia. Sì, sono già caduto con un aereo. Ah, ok, perfetto. Ah, non è la prima volta? A vivere in Sicilia succede, dici? Oh, no, ragazzi! Cosa? Perché? Gli amichetti! Ruba i vestiti! Spogliala! Sono l'hostess! Ma che... Siamo l'hostess! Perché sto squartando l'hostess? Oddio, ma che... Oddio, perché c'è un uccellino? Perché hai chiamato un uccellino? È tornato il pappagallo di Bertra! No! No, vabbè! È del Piero! Poldo, la vuoi? La vuoi questa palla? La vuoi? Dammi la palla! Dammi la palla! Dove sono le valigie? Una io l'ho fatta rotolare a Catanzaro Lido, porco Giuda. No, non a Catanzaro Lido, Poldo. Un cerbiatto, possiamo fare sesso. No, Bertra, non andare, non è un vero cerbiatto, è un furi travestito. Bertra, no! Ma che cazzo tengo da fa qua? Scusate, mi ha fatto ridere il partenopio un momento. Albero! Noi mi dovrei lavare, dov'è l'acqua? Dov'è l'acqua? Qualcuno ha visto dell'acqua? Menù di sopravvivenza. T'ammazzo. Ok. Ho fatto il fuoco! Fatto fuoco! Scusa, ho avuto un momento fuoco. Scoiattolo! Ho ucciso lo scoiattolo! Bravo! Cucino, io cucino lo scoiattolo. Scoiattolo, cucina! Come si mette scoiattolo? No! Perché? Ok, questi qua sono i nostri lettini già caldi d'amore. Ma no, ma non ci mettiamo qui, raga. Questo è il primo posto dove arrivano i cattivi. No, non è vero. Raga, io consiglio la casa sull'albero. È molto più facile. Sì, ma poi sono attratti dai corpi. Poldo, la casa sull'albero si fa nel terzo episodio quando hai capito che non puoi vivere per terra. Ah, ok. A proposito di episodi, scusate, nessuno di noi... Tu, Poldo, non so se l'hai spiegato come funzionerà questa serie. Uccellino! Scusatemi. È un sì o un no questo esattamente? Io di no, non l'ho spiegato. I video saranno up ogni mercoledì. Una volta sul nostro canale e la volta dopo sul canale di Poldo. Nell'episodio di oggi costruiremo la nostra prima base. Troveremo anche l'ascia potenziata e rischieremo di morire ogni 2x3. Ricordati che puoi trovarci sul nostro canale Twitch dal lunedì al giovedì dalle 19 in poi. E se vuoi vedere gli episodi di The Forest in anticipo, vieni questa sera in live dalle 21. Canale Michetti. Questa serie... Non ci credo. Avete capito come funziona o no, stronzi? No. Godo. Totta, ho un regalo per te. Totta, vuoi una testa di cervo? È tipo la testa di Creeper dell'altra serie. Puoi indossarla. Oddio, ma io sono Bertra. Raga, Bertra sta andando a fuoco. Ma c'è l'acqua qui. Eh sì. Dai, raga, ora che abbiamo salvato, togliamoci dal cazzo, andiamo al mare. Ma quindi non vogliamo farci una casa sull'albero, vero? Per me, io appoggio la casa sull'albero, sinceramente. Ma qua, no, ma qua la vogliamo fare. Vabbè, ma allontaniamo, facciamolo un po' più vicino, tipo al mare. Oh, guarda che vista che c'è qua. Sium. Minchia, qua spacca. Distruggo tutti gli alberi vicino. Perché abbattiamo tutti gli alberi? Non ho capito il perché di abbattere tutti gli alberi, però va bene. Abbattiamo. Perché così abbiamo perché più così, vista esatto. E in più prendiamo il legno per farci la casa sull'albero. Ok. Albero! No, ragazzi, io non ci credo, avete buttato giù l'unico albero dove avevo messo la permanenza della casa. Ma che cazzo è? No, vabbè, chi è stato? Ma chi è stato? Dai, c'era sulla casa!
Leo. Leo. Perché Leo? Era l'albero più bello di tutti. È ancora l'albero più bello. È in 6 pezzi, ma sono presi pezzi bellissimi. Ok, okay, ora lo faremo questo, su nuovo. Questo nuovo albero. Non lo rompete, per favore. Mancano 103. 103 pezzi di legno, raga. No, da 101 ora. 21 su 35 io leggo. Ne mancano tipo 10. Che cosa state facendo voi due? Ah no, ma perché c'è la cazzo di casa di Leo lì, il progetto che... Ma vaffanculo, Leo. Ok, mancano 4 pezzi. Forza, forza. Io sto rompendo un albero. So io, Totta, cosa stai rompendo? Le palle. No, l'albero. Ah, sì. Ok, ok, scusami. Sono qui con te che lo sto rompendo. Però... La casa è pronta, salite in casa, veloci. Totta, veloce. Sali, arrivano i calabresi. E quindi ora, cioè, stiamo qua e basta? Ma? Non vedo nessun problema. Sarà fuoco, non so l'ignifugo, spegnetemi. È una scena tristissima quella che sto vedendo. Chi ha avuto la geniale idea di mettere fuoco dentro una casa? Boh. Allora, signori, ascoltate me. Il fuoco è una brutta idea, perché quando il se facciamo il fuoco e vogliamo cucinare la carne sul fuoco, dobbiamo mangiarla immediatamente. Per farci della carne da portare in una spedizione, dobbiamo fare l'essiccatore. Ok. Che è quello che consiglio. Se volete lo crafto io. Ma che paura! Che cazzo? Ho aperto il menu di, cioè, per la costruzione. Qualcuno ha penetrato con la faccia dentro il mio libro. Sono spaventato. Oh, raga, si può dormire? Zeta. Zeta. Chi è che manca da dormire? Poldo, basta leggere il libro dei furri. Scusa, però stavo leggendo. È il suo libro preferito, bro. Lascialo stare. Il programma. Oh, c'è no. Un'altra giornata a Catanzaro. Allora, signori, l'essiccatore è pronto. Potete mettere nel... Io ho un tot di carne. Dov'è l'essiccatore? Ragazzi, è l'essiccatore. Hai ragione. Io, raga, ho urgentemente bisogno di acqua. Vedo le mutandine di Totta. Bertra, non me lo dire mai più. Come faccio a metterci il cibo, scusa? Con C. Venito, ho fatto una carne per tutti. Però abbiamo bisogno anche di acqua. Come peschiamo dell'acqua? L'acqua non si pesca. Non mi ricordo se si deve depurare. Però nell'aereo c'è della soda. Sto andando a recuperarla. Come? Allora, due cose, ragazzi. Innanzitutto, per quanto riguarda l'acqua, dobbiamo trovare una tartaruga per prendere il guscio e fare il raccogliacqua. Andiamo al mare. Adesso ci sei salito qua, Poldo? Facendo un salto e andando qua. No, per seconda cosa, dentro l'aeroplano ho trovato un foglio che è la lista dei passeggeri. E credo sia importante per andare avanti col gioco. Per la lore. Dov'è la lista? Eccola qua, lista dei passeggeri trovata. Andiamo. Va, io sto andando giù, basta. Se qualcuno mi segue. Se no, ciao. Chi mi ama, mi segue. Gli altri, addio. Nessuno mi ama. No, Totta, nessuno ti ama. Ragazzi, manca qualcuno del gruppo, ma non riesco a capire chi. Se vi affacciate potete vedere una me molto arrabbiata che vi osserva. Io ho bisogno di acqua fresca, raga, sto stirando. Andiamo a prendere la tartaruga in mare. Bisogna prendere la tartaruga. Ah, la tartaruga, raga, la tartaruga. Dov'è? No, però mi dispiace troppo uccidere una tartaruga. Ah, scusami. A me no, me frega. No, Poldo, quella tartaruga ha detto che il black metal è un genere di merda. Ha ragione, va, lo uccido. Oddio, ho fatto un flip il guscio. Madonna, che bella la testa della tartaruga, raga. Quanto ho riso la prima volta. La testolina. Poverina, no. Ah, water collector. Water collector, io colleziono l'acqua. Ok. Tada. Siamo super organizzati. È vero, in realtà stiamo partendo veramente molto quasi, bene. Quasi mi pento di aver messo la modalità facile senza gli indigeni. Cosa, che cazzo di cosa hai fatto, Bertra? Perché hai fatto una cosa così grossa? Fuoco. Ma che cazzo, Berta, tu comunque sei veramente, sei un piromade, hai veramente dei problemi su questa cosa. Cosa ha fatto questo pazzo? È a fuoco, no, Berta è a fuoco, Mayday, Berta è a fuoco. No, ma a lui piace, lascia stare. Ma c'è un sacco di roba. Ma in realtà sì, il sistema di building di sto gioco non è manco male, non so. Ma quanta roba c'è? Madonna! È così che funziona l'abusivismo edilizio in campagna. Così, abbatti gli alberi e costruisci le cose. Vanno dalla Fertinelli, comprano la guida di sopravvivenza. Case abusive, go. Case abusive. Ora cosa facciamo? Com'è che si facevano le armi? Non mi ricordo. Cioè, dove ah, sì, le armi. Cazzo, abbiamo bisogno di armi, raga. Ok, visioniamo le armi. Allora, io ho fatto un arco. Come cazzo hai fatto? Si fa con un bastoncino, una stoffa e una corda. Una corda la fate con 5 di stoffa. Wow. Sfaccima. Ragazzi! Ho compiuto l'atto di creare una barriera architettonica per persone con disabilità, anche chiamata scala. Minchia, Leo, grande, Chad. Ho un arco, lo detengo ora. L'arco, lo andrò a provare su
Un animale. Sì! Cosa? Ho attaccato una testa di scoiattolo al muro! Totta, guardala! Oddio, ma che brutta! Forse ho quella da tartaruga, tieni. Raga, scusate un attimo, guardate, attaccato allo zaino, se aprite l'inventario, c'è la foto di Timmy, vi prego equipaggiatela e guardatela e ditemi se non è la cosa più cursed del mondo. Gesù, Dio! Traumatico, zio. Non ho più voglia di cercare Timmy. Timmy può rimanere dov'è? Ho visto un fra che corre da quella parte lì. Come si fa a pingare? Si può pingare? A casa, arrivo in maranza! È andata ambulante! Oh no! È l'Alicante! L'inno degli indigeni di Riccione. No, c'ho la cicoria nell'inventario. Spero non iniziare a fare discorsi contro la droga e sul carcere. Oh, si può dormire, dormiamo. Nanna raga, e domani all'esplorazione. Miom! Ma? Cosa? Leo? Cosa? Che? Perché hai acceso un flare? Non ho fatto nulla. A nanna. Leo! Stavo uno shish kebab. C'è la carne bruciata, gustosa. Ma mangio. Cioè, non ha preso acqua il raccoglitore. Ah, perché non ha piovuto. E poi effettivamente potrebbe essere una motivazione, sai. Fra, hai 2 euro che devo andare a Bologna. Totta. Io non ho energy drink. Totta, hai 2 euro da darmi. Poldo, hai 2 euro da darmi per andare a Bologna. Ti prego, Poldo, dai. Aiuta un fra. Bro, aiuta un bro. Per favore. Dai, cazzo, non ti sto chiedendo niente, oh. Ti ho chiesto un favore. Ah, porco due, sto per morire di sete. Pure io. Cerchiamo un fiume al più presto, ragazzi. Infatti. C'è un villaggio di indigeni davanti, quindi occhio. Oh. Dove? Merda, questo è il villaggio di indigeni, sì. Usci. Andiamo dall'altra parte. Andiamo. Le cicale hanno smesso improvvisamente di suonare. Mi ricorda quando mio nonno ha dato un pugno all'albero per far stare zitte le cicale e ha funzionato. Ma che cazzo. Ci sono i pazzi. Poldo, ci sono i matti qua davanti a noi. Ma dove siete voi, ragazzi? Scusate. Zitti un attimo, siete. È il momento del gaming, Poldo. No, ma no, non ci credo, noi sentiamo i suoni di Leo e Totta. In che senso? Provate a usare l'accetta, raga. E io ho iniziato a sentire tipo i suoni di delle accette vostre, non so per quale motivo. Oddio, una soda, per fortuna, cazzo. Una caverna? Dove? Caverna? Sì, caverna. Caverna. Andiamo in caverna? Lo scopo del tuo mondo è molto interessante. Vai nel Nether, vai nel Land, cerca del diamante. Oh, cos'è questo qua? Fra! Ma che schifo! Ma guardalo! Raga, scusate un attimo, ma di qua c'è qualcosa di utile, secondo me. Perché di qua continuano, secondo me li dobbiamo seguire. Guardate qua, c'è... Ci sono due fra. No, ci sono Picchiali. due tizi nudi che mi seguono. Ma sono arrabbiatissimi. Teschio di fuoco. Oddio, sono tre ora. Uno. Vado di teschio. Teschio di fuoco. Ci dobbiamo litigare? Teschio di fuoco. Agredino. Teschio di fuoco. A scemo, a fantastico. Teschio di fuoco. Ho ucciso uno. Arriva uno dietro. Palle tette. Che schifo. Cioè, alle tette di fuori, scusatemi, volevo dire. Alle tette, che schifo. Oh, perché Totta, c'è... Totta, non prendere il corpo della signorina. Ciao. Allora, ho preso i componenti elettronici. Ma io ho trovato questa, guarda che bella. C'ha un cuore, un serpente, una mano, un teschio e delle piume. È la cosa più bella che esiste. Io ho bisogno degli uccellini per farmi le piume. Ah, ecco perché c'è un villaggio qui, raga. Volete tra parentesi, una capatina al villaggio? Sì, facciamo la capatina, poi andiamo nella gruta. Bertra, sapevano che arrivavamo. Oh no, sono scemo, pensavo potessi appendermi. Oh raga, sì, l'iguana buggata, guardatela, vi prego, raga. Ma scusa, ma loro sono morti tutti qua? Sì. Perché sono morti tutti? Ah, la pentola, ho trovato la pentola. Bon. Possiamo prendere l'acqua, scaldarla e fare. Ah sì, ho anch'io la pentola. Raga, prendetela tutti, è qua, qua in mezzo. Poldo, guarda la tua pallina di merda. Guardala. È tornata indietro. Che paura. Ridi di questa pallina. Era per la pallina. Vieni qua, bastardo. Cazzo, ridi della mia pallina. Ha perso un dente, me lo mangio. Ma ha fatto un backflip, fra. Io mangio, ha perso un dente, lo voglio, dov'è? Dov'è il dente che ha perso? Secondo me li stiamo facendo arrabbiare tutti così velocemente, raga. Questa notte sarà traumatica. Sì, stanotte sarà, penso, tremenda.
Cosa facciamo? Andiamo nella grotta, torniamo a casa? Io direi di tornare a casa, ci facciamo altre freccine e torniamo in questa grotta. Va bene, andiamo. Tutti a casa? Signori a casa. Sì, poi ci equipaggiamo bene. Ah, ci dicono, potremmo fare la gabbia per gli uccellini, così da farmare più piume. Vero? No, che poi Leo l'apre. Non l'apro, se l'aprono da soli perché qualcuno non è capace di chiuderla bene. Qualcuno non mi aveva venduto la gabbia intera 9 mesi prima. Io, ragazzi, vi chiederei di fare la gabbia per uccellini. Facciamo più frecce e partiamo per la caverna. Ok, faccio la gabbia per uccellini, compio questa azione. Ah, eccola qua, Birdhouse in fornitore. Vai, dove l'hai messo? Qua. Qua, ragazzi, si può prendere, cioè quella pentola si può prendere solo nelle fonti dolci. Ok. Come te. Ah, quindi al lago dovevamo prenderla, cazzo. Esattamente. Ah, fuck. Possiamo mettere i soldi sul fuoco? No, i cadaveri sul fuoco che ci danno, sì, le ossa ai denti. Sì, che ci danno le ossa. Forse devo aspettare che si brucia? No, mangiala. No, mi mangio la gamba. Mangio io. Ma perché ti mangi una gamba? Da un botto di vite. Ma non è vero! Ok, è quasi un momento notte. Ma poi domani mattina ci svegliamo con le tartarughe piene, vero? Oh, è vero, sta piovendo. Buona nanna. Good night. Notte. La notte passò e Poldo non si accorse che Leo gli toccava il pipo. Oh, sta ancora piovendo. Madonna, mi ha dato via tutto il cibo. Acqua e cibo non hanno più un cazzo di niente. Andiamo a... minchia. Possiamo andare nella fonte d'acqua, tanto là c'era la caverna, raga. Ma là sicura ci riuccidono, era dove hanno fatto loro. Sì, là ci continuavano a spawnare loro. Vabbè, dai, andiamo lì e facciamoci una mini base temporanea. Tanto alla fine questa base ci serve solo per dormire, La base temporanea là è tipo la seconda base. Va bene, andiamo verso il villaggio, vi ricordate dov'è? Qua, di qua, raga. Oh, ci sono i matti, ho un matto davanti. Però è scappato. Oh, ne ho due che stanno, due davanti. Ho troppa fame, cosa posso mangiare? Mangia un po' d'erbette. Andiamo verso il lago, raga. Il lago Duria. No, non parliamo di quello. Ciao. Oh, li vedo correre effettivamente. Oh merda! Madonna, arrivo con la lupara! Nonno siciliano. Aia. Oh, mi hanno fatto molto male, sto raga. Sto bro è grandissimo! Aia, mi stanno scassando di botte, porca troia. Picchia il bro con le braccia! È il dottor Octopus di Spider-Man! Oddio, raga, no, sto morendo. Sono morta. Ok, Totta. Come sei morta? Ciao. Totta, no! Mi deve interessare. Orco 2, sto per morire anch'io, raga, ho 0 vita. Ce ne dovrebbe essere un altro occhio. Io non ho dei medicinali però, cazzo. Raga, non ho niente per curarmi. Qualcuno faccia un piccolo fuoco. Adesso faccio io un piccolo fuoco. Ci bruciamo sti cretini, sì, ce li mangiamo. Ok, io vado un attimo a bere che sto morendo. No, io ho bisogno di cibo assolutamente. Io bene o male sono a posto. Vieni qua, Leo, porta il cadavere, togliamogli le braccia e li mettiamo a mangiare. Dov'è il fuoco? Ok, droppo la gamba che ho. Io stavo farmando un sacco di gambe e braccia, venite a prenderle. Oh... ma c'era un fuoco là sotto? Perché? No. Sì, cioè, mi ha appena ucciso. Ah no, sei tu che mi hai ucciso. Penso che sono io che sto accettando e tu sei passata in mezzo. Io vorrei fare l'armatura, Poldo. Come cazzo si faceva? Ho le ossa. Devi uccidere le iguane. Sì, con le ossa, ma non mi ricordo neanche come si fa. Allora, con la pelle di lucertola. Indossa. Ah, ho aumentato l'armatura. Io sto mangiando all'infinito, vi giuro. Ok, io sono fullata. Vado solo a bere e poi sono pronta. Andiamo in cavernola? Sì, volentieri. Allora, considerate che quando morite vi cade lo zaino, quindi una volta morti in caverna hai perso tutto. Yes. Nice. Come possiamo portarci dell'acqua dietro, raga? È fattibile? Poldo sta facendo la sborraccia. Ma le caverne sono piene d'acqua, di base. La borsa d'acqua si faceva con la pelle di cervo, Corda? Sì. Oh, finalmente ho fatto l'armor, porca puttana, ce l'ho fatta. Guardate la mia armor, raga. Quanto sono basato ora. Wow, hai una mano. Let's go to the beach, each... Porca puttana! Che è? La valigia che ha fatto il backflip? Sì, è una valigia che è scoppiata da dentro un cespuglio. Ho visto la testa. Puntualmente è la terza volta che arrivo in questo villaggio. Ogni volta che arrivo succede la stessa medesima cosa. Ok, ragazzi, andiamo in caverna. Si potrebbe andare tutti quanti in caverna. Qualcuno vuole un arco in più, visto che io non so come cazzo si usi? No, grazie. Io vorrei un osso in più se lo avete. Stone. Io ce l'ho. Stone. Molto. Take this stone. Aspetta. Take this stone. Fermo. La prendo sta cazzo di cosa. Presa. Non ho più spazio. Ups, I'm sorry. No, stone. Vabbè, andiamo in caverna, ragazzi. Stone. Vamos. Alla Vamos playa. In caverna. Perché sono così? Oh, c'è una manina che mi sta toccando, ehi. Esplora la caverna degli appesi. Questa è la caverna.
No, vabbè, piazzale Loreto. No, no. Guarda, c'è un benzinaio laggiù. Mi sento di dissociarmi. Ma sto andando io per prima perché sono quella con più coraggio. Ragazzi, attenti qua a destra e a sinistra che ci sono item che possono servire. Sì, no, anche e dei possibili passeggeri. E dei fra cattivi. Perché è cattivo? Coglione, prendi fuoco, testa di culo. Madonna, guarda che bianchi che sono, sti qua sono degli youtuber. Cosa vuol dire sta frase? Che non escono mai di casa? Allora, vi dirò, poteva essere... Ma quante mani per terra? E io ho trovato anche il contino della miniera dall'altro lato, oltre che l'acqua. Anche di qua ce ne sono un po'. Di qua si va giù, raga. Da qua si va, c'è la cordina che va giù. Allora, okay, prima di andare giù vi direi di continuare verso l'alto. Sì, andiamo l'alto. Su. Sinistra o destra? A me convince su. Oh minchia, sono pipistrelli, mi sono cagato sburato. Queste sono dita? Oh, che paura! Minchia, mi sono Damiano dei Maneskin. Bam bam bim bam bam, muori la straordinaria somiglianza tra Damiano dei Maneskin e i mostri di The Forest. Qua sopra c'è roba, ragazzi. Qua sopra. Aspetta, andiamo da gli snack, ci sono degli snack, prendete gli snack, sono la manna dal cielo. Ah, fantastico, ragazzi. Ok, e magari me ne mangio uno. Io ho fatto la cosa col veleno. Andiamo di qua prima, raga. Sembra interessante. Che paura il pipistrello, Dio. Esattamente. Ma ce ne sono tantissimi sopra. Ma perché ha tirato sto urlo immane? Ci sono dei piedi. Oh, snack per terra. Ci sono dei piedi, gli snack. C'è anche la testa di un giochino, pigliatela, penso sia una roba del valore. Ah, sì. Tratto la testa del giochino, l'avete presa? No, è importante, la testa del robot è il giocattolo di Timmy. Oh, forse ho trovato Timmy, ragazzi. No, Timmy. Adesso usciamo. Benvenuti a Milano Lambrate. Oh! Madonna, queste sedie che saltano devono smettere. Cosa c'è qua per terra? Snack? Valigie. Nastro adesivo. Buono. Oh, c'è una cassetta qui. Prendila, potrebbe tape. Essere parte di lore, raga. Sì. Perché sei parte di lore. Ah, qua c'è la cassetta. Ok. Dovremmo trovare il robo per far partire le cassette. No, ce l'abbiamo. Play. Devi fare combina, equipaggia, play. Vediamo. È musica, raga, no, godo. Parti a Milano Lambrate. Basta, è finito. L'ho buttato per terra, mi sono rotto. Ok. Comunque, andiamo di qua. Credo che la corda che volevamo trovare è questa qua, dove siamo scesi, raga. Ok. Oh, ma questo è un passeggero. Un dio geloso punisce... Abbiamo una mappa! Una bussola! C'è una mappa qua, la bussola è mappa! Oh, no, e medicine anche! Fantastica, abbiamo la mappa! Ci sono un botto di medicine per terra, Quello era un passeggero dei nostri? No, sembra un operaio in realtà. Era un operaio dei nostri? Monete... Infatti nel mio foglio passeggeri... No, ne ha segnati 0 su 43. E questo è un passeggero, raga, venite a guardarlo! Oh! È quello che sto violentemente picchiando. Visto! Saliamo sulla corda? Proviamo. E andiamo. Let's go! La roccia frana non è che fria. Ah! Porca madosca! Oh, siamo in un villaggio. Infatti. Ragazzi, c'è una bellissima statua moderna. Ragazzi, ti sta arrivando una addosso che non dovresti rivedere. Rientrate in caverna. Rientriamo. Non mi fa entrare. Madonna, sto morendo. Entrate. Fammi andare giù, Giorgio! No, su, non tornare su! Sono vivo! E riuscire da tutti i soldi di nuovo. Ora che siamo usciti dal villaggio, mi sono accorto che questa è una caverna molto importante, non è una stupida. So, c'è un estintore. In chat mi dicono che in questa caverna ci dovrebbe essere l'ascia buona. Infatti mi ricordavo fosse una caverna interessante. Di qua dove siamo arrivati ora? Sì, è da dove eravamo arrivati prima. Io direi, raga, che dai, lasciamo verso l'ascia, torniamo a casa... E dormiamo, salviamo e chiudiamo così oggi. Sì, ci sta. Beh, torniamo indietro a questo punto. Vai. Oh, vabbè, io seguo Poldo, mi fido del mio capitano. Ah, l'ho trovata, raga. Oh, nice. Oh, sì, che bello, siamo tutti compenetrati, che cosa romantica. Raga, sì, da quanto stiamo scendendo? Minchia, ma un botto. Ma? Oddio. Oh, no. Ci sono un sacco di piedini. Oh, un botto di roba, raga. Bomba! Senso. Ma ci sono dei bambini? Ma quanta roba c'è di tutto? Oh sì, quante soda. Quante. L'accettona. Quindi dobbiamo mettere i denti su questa accetta qua, giusto? Sì. Quanti denti voglio? Cioè, tutti quanti? Sì, tutti quelli che puoi. Ci devi mettere pure il... La resina, esatto. Torniamo a casa. Ok. Va bene, raga. Si torna.
Buono, abbiamo fatto il grande progresso. Mamma mia, abbiamo trovato di tutto e di più. Molto bello tutto. Bello uscire di giorno però, bello. Madonna, i pipistrelli. Oh, la madonna che sbocco. Torniamo a casetta? Sì. Direi proprio di sì. Il momento salvataggio. Fatemi salvare che ho l'ansia. Perché ci sono due cervi insanguinati di fianco a casa? Monkey survive. Monkey, boh, perché aspetta. No. Testa cervo. Monkey, testa cervo. Oh, Poldo. Attaccala qui. Sì. Attaccala qua. Qua, Totta, attacca la testa. Sì! Vero momento gamingo. Ci vediamo nel secondo episodio. Ciao. Monkey Technology.